Ciao ragazzi, eccoci a un'altra pagina di Diario di Ondina Wavelet. Oggi sento di avere una responsabilità grandissima perché parlerò di un'emozione negativa che spesso ci prende in momenti della vita anche non programmati. Perché? Perché il cigno nero, cioè la circostanza avversa, la circostanza imprevista soprattutto, è dietro l'angolo, quindi può sempre succedere qualcosa che non ci aspettiamo e molto spesso non siamo equipaggiati per avere l'atteggiamento mentale emotivo giusto o perlomeno più utile a trovare una soluzione a un problema che dovesse presentarsi. La paura è una di queste emozioni. Molto spesso quando si presenta, quando ne siamo influenzati, tendiamo a fermarci, tendiamo ad attaccare la persona o la circostanza che ci impaurisce, oppure tendiamo a fuggirne. E tutte le sfumature che possiamo osservare nel nostro comportamento e nel comportamento altrui che stanno tra questi estremi e la decisione di rimanere bloccati sono dovute un po' al nostro DNA e un po' al nostro vissuto. Di che cosa abbiamo paura e perché abbiamo paura? Immaginate per un momento di aver scelto una sera di vedervi un film dell'orrore. In un certo qual modo vi aspettate già di provare paura, anzi pregustate la scarica di adrenalina che ne riceverete. Perché nonostante si sia scelto di vedere un film horror si proverà paura ugualmente? Perché tendiamo a identificarci con il protagonista del film o con il suo antagonista, o comunque ci immergiamo nella situazione, un po' ipnotizzati da quello che sta accadendo, dalla musica, dalle scene, insomma il regista sa il fatto suo, quindi siamo talmente dentro che scambiamo la finzione per realtà in quel momento, il nostro cervello non fa differenza. Ecco perché se dovesse accadere qualcosa nel nostro ambiente circostante, nel mondo reale, non so, una persona che da dietro le spalle volesse sorprenderci dicendo "Buh!", scattiamo come molle, perché siamo tesissimi e completamente identificati in quello che sta accadendo. La stessa cosa accade nella vita reale. Nella vita accade magari quando siamo piccolissimi qualcosa che ci spaventa. E questo qualcosa noi con il passare del tempo tendiamo a dimenticarlo, ma rimane impresso nella parte inconscia, lì dove noi non abbiamo sempre accesso così facilmente. Quella parte del nostro cervello è programmata per proteggerci, cioè è programmata per far sì che noi sopravviviamo in qualsiasi circostanza. È quella parte di noi che alimenta il dialogo interiore non propriamente positivo, quella parte di noi che non gestita in modo appropriato magari favorisce in noi l'insorgere di emozioni negative quali la paura, l'ansietà e così via. Questo è il nostro DNA, siamo fatti così, dobbiamo sopravvivere e il nostro cervello non fa differenza tra un pericolo reale e un pericolo immaginato. Cerca il modo più rapido, indolore e meno dispendioso a livello energetico per proporci la soluzione, che può essere appunto l'attacco, forse energeticamente più dispendioso, la fuga, oppure fermarsi e rimanere lì ad osservare impassibili, ma più che impassibili, proprio fermi, terrorizzati. La paura nasce quando noi abbiamo anche inconsciamente, involontariamente espresso un giudizio su quello che è buono per la nostra sopravvivenza e quello che non lo è. Siamo noi ad attribuire un significato alle cose che ci accadono, che di per sé sono neutre, non hanno valore positivo o non positivo, sono quello che sono. In base ai traumi che abbiamo subito, che si sono cristallizzati in schemi mentali, e questi schemi mentali non sono altro che giudizi espressi nei confronti della realtà, che dicono questo è giusto, questo non lo è. Tutto questo cristallizza in noi un'immagine della realtà che è nostra, diventa il nostro modo di pensare, il nostro modo di interpretare gli eventi e quello che ci accade. Nel momento in cui lo schema mentale che noi abbiamo elaborato nel tempo, che distingue tra giusto e sbagliato, viene infranto, messo in discussione, capovolto, minacciato da una circostanza, una parola proferita da qualcuno, un evento, una situazione, noi ci sentiamo minacciati nella nostra identità. Tutto questo avviene in modo inconsapevole, cioè ci siamo talmente identificati nel nostro giudizio della realtà di cosa è giusto e di cosa non lo sia, che fa parte di noi. Quindi se accade qualcosa che infrange i nostri principi, anche quelli di cui non siamo a conoscenza o di cui non siamo pienamente consapevoli, ci sentiamo minacciati nella nostra sopravvivenza. Ecco come insorge la paura. La paura è
una reazione automatica, una reazione emotiva automatica alla minaccia, al sovvertimento, al mettere in discussione ciò in cui crediamo così fermamente da considerarlo reale e parte di noi, parte della nostra identità, è importante per la nostra sopravvivenza. D'altra parte, quando noi abbiamo già giudicato ciò che è buono e ciò che non lo è, e questo principio viene infranto da ciò che ci accade e noi proviamo paura, cosa tendiamo a fare? Tendiamo a irrigidirci. E questo irrigidimento, pensate un po' all'irrigidimento del trapezio, no? Questa parte di noi che si irrigidisce quando noi stiamo guidando e siamo tesi in autostrada, magari in viaggio per ore, quando arriviamo a destinazione siamo doloranti, perché è proprio qui che lo stress si accumula. Ecco, questa rigidità che si ripercuote anche a livello fisico, oltre che psicologico, crea dolore, crea sofferenza. Ecco allora che il fluire della vita, il fluire naturale della vita verso la nostra destinazione naturale, il nostro destino naturale, viene in qualche modo bloccato, perlomeno rallentato, dal nostro opporci a quello che ci sta succedendo con paura. Se noi proviamo paura e diciamo di no a una situazione che si presenta perché l'abbiamo già, a prescindere, giudicata sbagliata dentro di noi, di fatto stiamo dicendo che qualcosa nell'universo in cui siamo immersi è sbagliato, non va bene, non è giusto, non ci porta del bene, quindi l'abbiamo già pregiudicato e lo stiamo respingendo. Quest'atto stesso di respingere, alimentato dall'emozione non positiva della paura, blocca il flusso della vita, formando una diga. E quindi crea sofferenza, crea disagio, crea ansietà. Se noi ci irrigidiamo e rifiutiamo qualcosa che non accettiamo perché non consideriamo, tra virgolette, giusto, di fatto stiamo impedendo alla vita di procedere nel suo corso e di cambiare le circostanze, portandole a nostro favore. Più noi siamo concentrati su ciò di cui abbiamo paura, più siamo concentrati su ciò che noi rifiutiamo, più alimentiamo la nostra paura ed alimentiamo il prolungarsi nella vita della circostanza di cui abbiamo paura. Come facciamo a liberarci di lei? Questo è il procedimento che io adotto. Busso alla porta, apro la porta, le do il benvenuto, la lascio accomodare nella sala d'aspetto, in quella parte che una volta si usava, l'ingresso, ecco, l'ingresso grande dove ci sono magari delle poltroncine o c'è un salottino dove le persone si fermano prima di accedere ai locali della casa veri e propri. Ecco, si lascia accomodare la paura lì, le si offre una tazza di tè, ci si può intrattenere qualche minuto giusto per conoscerla un po' meglio, per capire da dove viene, che cosa vuole, che cosa è venuta a insegnarci soprattutto. Dopodiché le si dice: rimani pure qui, io ho da fare, vado nell'altra stanza. E si va nell'altra stanza della nostra anima a procedere con la nostra evoluzione, con la nostra vita, con le nostre cose da fare quotidiane. Ecco che quando noi non respingiamo la paura, ma la accogliamo, la facciamo accomodare e poi però le diciamo ho altro da fare, la paura rimane in ingresso, ma a forza di non vederci più perché noi abbiamo altro da fare, siamo impegnati in altre cose, finisce per morire di fame e quindi non la troveremo più, semmai dovessimo ritornare dove l'abbiamo lasciata. E questa cosa avviene in modo pressoché automatico nel tempo. Spero di esserti stata d'aiuto, ho parlato a voi come audience, ma mi rivolgo a te personalmente che mi hai seguita fin qui. Se ritieni che questo video possa essere di aiuto a un amico, a un'amica che in questo momento sta attraversando un momento sfidante, comunque non facile, che sta mettendo alla prova la sua emotività, condividilo. E iscriviti al mio canale YouTube, dove puoi tenerti aggiornato su tutti i nuovi video pubblicati. Ovviamente iscrivendoti abbi l'accortezza di attivare le notifiche cliccando sull'apposito campanellino, così che ti arrivino le email che ti avvertono che un nuovo video è stato pubblicato. Un abbraccio, buona vita con tutto il mio cuore. Alla prossima!